Adesso sì, adesso vi riconosco. Chiudere ambulatori e medici di base e ospedali. E infine le farmacie, colleghi. Chiudiamo le farmacie. Genio! Quelle ci manca, chiudiamo le farmacie. Direi che è il momento. Così finisce sta moda di fare la fila per i tamboni. Manco fosse uscito l'iPhone 1000. Ma che è, un tambone? Ti piace così tanto? Come stai? Stai bene? Beh, te fai lo tambone, sì, perché ho incontrato mio cugino. Tuo cugino stava male? No. Che mio cugino aveva incontrato suo zio e suo zio stava male? No. Però nonna ha dato un colpo di tosse. Ah, nonna ha dato un colpo di tosse e quindi vi fate lo tambone in cinque? Ma di che ti piace? Fatti infilare le cose su per i buci, fammi prima, no? Un po' di onestà intellettuale, sto paese farebbe male. Basta medicine. Non solo, collega. Non solo. Che altro? Basta califughi. Che altro? È fondamentale, colleghi, voglio concentrati. Così non ci sono neanche più tutte quelle pubblicità di quelli che hanno i problemi a pisciare, a far la cacca, quelli che scureggiano sempre. In TV non si vede altro, eh? Hai problemi di aria, ma saranno cazzi miei se ho problemi di aria. O no, scusate, ho cambiato argomento. Che si prende in farmacia? Diciamo che sono pubblicità che vediamo. Che altro si prende in farmacia? Che altro si prende nelle farmacie? I preservativi? Esatto. Perché non ci ho pensato ai preservativi? Basta preservativi, basta pillole del giorno dopo, basta test di gravidanza. Ci vuole coraggio. La gente deve scopare come ai vecchi tempi. Quello che succede, succede. A chi tocca non si ingrugna. Non pensa ai tamboni. Questi pensa tamboni invece che a scopare. Nel giro di altre due dosi di vaccini avremo crescita demografica esponenziale con abbassamento drastico dell'età media del paese, inversamente proporzionale all'aumento del numero di persone esentate dall'obbligo vaccinale. E questo piacerà molto al paese. Paese e diventa tutto dei neonati e che quelli li obblighi. Questo dovrebbe aiutare a riportare un po' di concordia nel paese. Però chi può scopare? Si fa presa di scopare. Ci vogliono delle linee guida, colleghi. Geni, dai 50 anni in su tutti possono scopare con tutti. Tutte possono scopare con tutte. Tutti possono scopare con tutto, ma solo nelle posizioni previste dalla Pfizer per ovvie ragioni di compatibilità di prodotto. Dai 50 anni in giù, con Green Pass rafforzato, sono consentite tutte le categorie di Pornhub. Tutte. Liberi. Liberi. Per quanto riguarda gli adolescenti, con gli ormoni a palla, prima dose ritardante per lui, stimolante per lei, sempre e comunque con le finestre e le porte aperte, perché quando si sta in tanti in una classe comunque bisogna facilitare la reazione, perché sennò poi tocca chiudere le scuole, è un casino. Non è finita, grossissima novità, il paese va avanti. Andranno considerati come rapporti omosessuali quelli tra vaccinati della stessa casa farmaceutica. Moderna con Moderna, Johnson con Johnson, eccetera, eccetera. Le turba sta cosa? Un attimo, mi faccia capire bene. Se io, uomo Johnson, mettiamo, vado con una donna Johnson, sono omosessuale? Ma collega, io con una donna Johnson comunque non ci andrei, poi fa come te pare, E con un uomo Moderna invece? Nemmanco, però mi diventi etero. Ah, là sarei etero. Dice lui, non so così sicuro, però si fa provare. È la dittatura sanitaria di genere questa. È un modo proprio nuovo di cambiare, gli cambiamo proprio la testa alle persone, capito? Mica lo so se mi piace. E però forse è proprio quello il bello, la scoperta. Infine, ho capito. Sono fortemente sconsigliati i rapporti interracial fra vaccinati e Novax, qualora questi avessero all'improvviso deciso di abbandonare la loro attività principale. Che sarebbe? Le pippe, colleghi, le pippe. Esatto. Se fa... Ah, le pippe! Le pippe mentali se fai Novax, è solo, siamo capito dopo 2 anni o no? Le pippe! Cioè, le pippe se le fa pure i vaccinati, eh? Con i Novax per ora sono consentite solo le chat zozze con invio di immagine per provocarli, eccitarli e convincerli alla vaccinazione. Nient'altro. Altro almeno fino all'esibizione della foto del vaccino sui social. Va bene? Ha detto la dottoressa che... E questa è l'altra parte, diciamo, di richieste, degli scenari possibili.